Ciao, sono Giuseppe Salvatore Grosso Ciponte, il birraio di Maltonauta, un progetto nato a fine del 2017 per realizzare un sogno, quello di produrre birre che rappresentassero un po' il mio modo di vedere la birra artigianale. Io sono un sommelier, ho iniziato col vino, il mio approccio è stato all'analisi sensoriale del vino. Era voglia più che altro di capire cosa si bevesse e perché una cosa mi piacesse o meno. Quindi comunque mi piaceva affinare la tecnica, l'approccio a quello che c'è all'interno di un bicchiere. Quindi ho iniziato questo percorso da che doveva essere un semplice corso, un livello giusto per fare un minimo di esperienza al riguardo, è diventato invece un qualcosa che mi ha preso tanto finché sono diventato degustatore ufficiale, fino a diventare poi relatore. E nel frattempo mi ero avvicinato al mondo della birra, ho iniziato a fare birra in casa e ho cominciato ad applicare quelle che erano le mie conoscenze sull'analisi sensoriale alle birre, quindi ho iniziato a fare un percorso a ritroso, ho iniziato ad analizzare le birre cercando di capire come fossero fatte, perché fossero fatte in quel modo, perché mi piacessero, perché non mi piacessero, e tutto questo ho cercato di portarlo nella produzione quindi della birra. E da lì inizio a fare prodotti a casa, inizio a fare assaggiare agli amici, mi piacevano e quindi ho iniziato a pensare di poter farle diventare un'attività. Ci ho provato un po' di volte, a me piace fare le cose quando mi rendo conto che in effetti ci sono le condizioni ideali per farlo, e quindi ho voluto aspettare il momento giusto. Il momento giusto è stato quando ho incontrato il mio attuale socio che si è appassionato alla birra, ho visto che era molto incuriosito, molto preso da questo discorso, e quindi lui da semplice, diciamo fra virgolette, bevitore ha colto la potenzialità, e poi lui è una persona anche molto curiosa, e quindi insieme abbiamo realizzato questo sogno, che è diventato poi anche quindi il suo sogno. Lo dico sempre io, diciamo, l'ho coinvolto in questo salto nel buio, perché poi anche è un po' questo. Cercavamo un nome, un giorno ci siamo incontrati diciamo che siamo sia io che il mio socio della Costa Tirrenica, lui di Paola, io sono originario di Fuscaldo, quindi ci piaceva mettere all'interno del nome qualcosa che rappresentasse il mare, quindi la navigazione, e poi il fatto stesso che noi non abbiamo un birrificio, noi produciamo presso altri birrifici, quindi navighiamo fra i vari produttori, e quindi chi c'è un impianto. E quindi questo ci ha portato a pensare quindi alla navigazione, quindi produciamo birra che si fa col malto, quindi Maltonauta. Per me è importante comunque fare in qualche modo territorio, esprimere le proprie radici, esprimere quello che ci dà, anche perché poi diventa anche un modo per esprimere se stessi, per esprimere comunque una propria cultura, una propria identità. E io sono partito in effetti cercando di fare territorio, perché ancora prima di Maltonauta ho realizzato un prodotto con l'azienda Serracavallo, azienda che nel Cosentino esprime un prodotto che dà voce a un vitigno tipico cosentino, che è il Magliocco. Una sera, facendogli assaggiare le mie produzioni ai proprietari comunque dell'azienda, e dopo qualche birra li ho fatti un attimo un po', ci siamo un po', diciamo, tutti rilassati, tra virgolette, ho, diciamo, proposto di poter fare qualcosa insieme, perché comunque il mio sogno era appunto utilizzare botti per poter maturare birra. Quindi comunque sicuramente, come dicevo prima, anche le persone giuste nel momento giusto e nel posto giusto, e diciamo c'è stata questo allineamento, dico io, astrale, che ci ha permesso di poter mettere giù un progetto che era quello di affinare delle birre all'interno di botti che prima hanno contenuto del vino. Quindi cosa succede? Che abbiamo realizzato una birra che, una volta tolto il vino dalla botte, dopo 36 mesi,
viene svuotata e poi messa dentro la birra, e questa birra ci rimane almeno 6 mesi. Poi ogni botte ha una sua storia, un suo carattere, ha una sua evoluzione, quindi quello che si fa è andare periodicamente ad assaggiare e capire cosa sta dando, che strada sta pigliando, e quindi il momento giusto per poterla imbottigliare. Siamo giovani, ma abbiamo ben 10 referenze, quindi ci stiamo, diciamo, dando sotto da questo punto di vista. Sono tutte birre che hanno ognuna un'espressione, un significato, diciamo, dietro. La prima, come abbiamo detto prima, è la birra Sabuco, che è appunto quella che è una birra mediamente da 8 gradi, che si sente tantissimo l'apporto sia del legno che di quello che il legno ha assorbito nei 30-36 mesi precedenti col vino. Poi siamo partiti subito con una American Pale Ale, si chiama Must. Ogni birra racconta qualcosa. La Must praticamente in inglese vuol dire albero maestro, quindi rappresenta un po', in termini marinareschi, quello che ti aiuta a vedere un po' l'orizzonte, a capire che direzione prendere. Poi abbiamo realizzato una Badia, che è una Belgian Ale, una birra tipica da Bazia, quindi belga, da 7 gradi, fruttata, con una tendenza dolce, e anche lì l'abbiamo legata al territorio, abbiamo legato esattamente al territorio di Paola, dove c'è una antica abbazia che risale al 1100, dove pare abbia dormito addirittura Riccardo Cuor di Leone. Quindi abbiamo proprio raffigurato sull'etichetta questa antica abbazia. Poi abbiamo fatto una birra chiara, la Bitta, una blonde ale, uno stile americano, che strizza l'occhio comunque alle birre tedesche, perché comunque se lo sono inventati in America i tedeschi che sono emigrati e volevano comunque portare un po' del loro territorio, però è là però prefecero una birra alta fermentazione, quindi con tutto quello che ne comporta in termini di sapori, di odori, con dentro un luppolo anche americano. E con questa siamo stati menzionati dalla guida Slow Food come birra imperdibile. La birra per me è cultura, innanzitutto, ed è anche un modo per poter rappresentare un birraio, perché poi alla fine un birraio è una, in un certo senso, è una persona creativa. La birra, a differenza di tanti altri prodotti, ha uno spettro ampissimo, sia di odori che di sentori, di sapori. Con una birra si può andare da sentori molto delicati, floreali, mielosi, molto leggera, a birre veramente estreme, birre veramente amare, birre veramente acide, che comunque hanno sentori fortissimi, complessi, e in mezzo c'è uno spettro ampissimo nel quale appunto si gioca, e nel quale ognuno trova il suo spazio per esprimere appunto che cos'è la birra per sé. Per me è sicuramente un modo per comunicare, penso. Thank you.
Longo, cofondatore di Maltonauta. Abbiamo iniziato questo progetto con Giuseppe, ormai siamo al terzo anno, anche se sembriamo più navigati, insomma, questo è quello che ci dicono le persone vedendo la quantità di referenze e la qualità delle birre. Ho sposato subito questo progetto. Giuseppe ci ha messo pochissimo a convincermi, perché io sono appassionato del mondo artigianale in senso lato, quindi cucinare, produrre, mangiare bene e di conseguenza bere bene. Ho conosciuto Giuseppe, mi sono avvicinato al mondo delle birre artigianali e ho iniziato a seguire delle degustazioni. La mia curiosità cresceva sempre di più. Ho iniziato quindi a bombardare di domande sia Giuseppe che altri birrai, altri homebrewer, altri appassionati. Ho seguito dei corsi di degustazione, corsi di homebrewing, e la scintilla è nata nel momento in cui abbiamo fatto birra a casa. Quindi abbiamo avuto, nei tempi di bollitura e fermentazione, abbiamo avuto modo di parlare di birra, di scoprire un po' meglio questo mondo, di capire effettivamente cosa potevamo fare noi due. Maltonauta dico sempre che ha questo vantaggio, ha una doppia faccia di una stessa medaglia. C'è la parte esperta e competente, che è quella di Giuseppe, e invece c'è la parte da neofita, quindi da chi si approccia per la prima volta al mondo artigianale, che è la mia. Io, diciamo, prima bevevo pochissima birra, anche perché conoscevo solo quelle pressoché industriali o semi-artigianali, insomma. Non conoscevo il mondo birrario calabrese, ho avuto il piacere di conoscere un aspetto della Calabria che, così come sul cibo e come sul vino, non ha nulla da invidiare al resto d'Italia. E quindi ci siamo detti: possiamo dare qualcosa, possiamo fare qualcosa, possiamo dare un contributo a questo panorama. Nel frattempo abbiamo fatto una buona birra quella volta a casa, e quindi abbiamo giocato anche un po' su il farla assaggiare agli amici, magari anche a qualche publican. È piaciuta, abbiamo giocato sui nomi, e da lì è nato l'idea di rimboccarci le maniche e iniziare questa avventura.
95% del mercato di Maltonauta è in Calabria. È in Calabria perché la birra è un prodotto, birra artigianale è un prodotto che va consumato vicino alla produzione. È un classico prodotto che va consumato a chilometro zero, è un prodotto delicato, quindi soffre eventuali viaggi, eventuali conservazioni sbagliate. Non è come la birra industriale che viene filtrata e pastorizzata, e quindi la troviamo in Italia, la troviamo in Inghilterra. La birra artigianale va bevuta vicino al birrificio, noi diciamo sempre. Quindi per lo più, iniziando dalla nostra costa, iniziando dalla nostra provincia, dai paesi, dai locali e dagli amici che sono vicino all'ambito produttivo, abbiamo iniziato a farla assaggiare, abbiamo iniziato a farci apprezzare e abbiamo iniziato ad espanderci un po' in tutta la Calabria. Come dicevo, da neofita ho scoperto questo mondo da pochissimo e ho capito che in tanti come me ancora non conoscono bene la birra artigianale, quindi quando si parla di di accompagnare qualcosa con ad esempio un piatto di pesce in calice, si pensa, 99% delle volte si pensa al vino bianco. I nostri clienti, chi ci segue sui social lo sa, ultimamente abbinano il pesce alla nostra birra chiara, alla nostra birra luppolata, alla nostra birra beverina, e quindi inizia a scoprire questo mondo. La birra artigianale non è solo abbinabile alla classica pizza e panino da pub, ma è abbinabile a tutto pasto, quindi dall'aperitivo fino ai dolci, cioccolato, crostate, insomma, quindi riusciamo un po' a stupire da questo punto di vista. Fra 10 anni Maltonauta rimane artigianale, avrà il suo birrificio e saremo, non lo so, nuovo Belgio.